Bene a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovissimo video di Total War 3 Kingdoms. Oggi ragazzi siamo veramente in delle condizioni ottimali per devastare definitivamente Yuan Shao. E nel mentre devastiamo Yuan Shao, come potete vedere, il nostro Zheng Zhang, grande amico di battaglia, grande amico di ideali, grande amico di qualsiasi cosa, lo abbiamo finalmente portato ad essere un grandissimo ostile. Forte antipatia con Zheng Zhang, questo perché? Perché come potete vedere ragazzi, siamo messi in una posizione che ci permette ad est di essere coperti ovunque, veramente ovunque, perché abbiamo tutto dalla nostra parte, abbiamo Kong Rong a ovest, siamo messi veramente in condizioni meravigliose per distruggere sia Yuan Shao, il nostro nemico giurato, che Zheng Zhang. Come fare quindi ad affrontare due guerre, due fronti, diciamo, tre se vogliamo, perché c'è anche questo territorio qua, queste miniere di ferro qua. Come facciamo? Vi ricordo che la scorsa volta abbiamo creato un esercito veramente, ma veramente potente. Cioè un esercito di quelli che quando lo vedi scappi dalla paura, perché è veramente, ma veramente devastante. Ve lo faccio vedere ancora una volta. L'esercito capitanato da Sima Yi, eminenza d'argento. Ragazzi, intanto lui a turno mi becca una quantità di soldi veramente indescrivibile. Però col fatto che abbiamo reso vassallo diverse fazioni come Liu Bei, mi sembra, no, Liu Bei no, Liu Dai mi sembra, insomma non mi ricordo chi, ragazzi, abbiamo 6.000 di introiti a turno. Cioè 6.000 di introiti a turno sono una quantità vergognosa. Abbiamo tre eserciti, quindi ci possiamo anche ci possiamo dare il lusso di ci possiamo permettere il lusso, come vi dicevo, di crearci un altro esercito. E lo faremo oggi. Perché vogliamo farlo oggi? Perché innanzitutto fatemi vedere come siamo messi qua. Ok, qui abbiamo sicuramente questa ragazzetta qua che ci attaccherà, ma noi siamo ovviamente in difesa e siamo messi discretamente. Abbiamo questo esercito che ovviamente andrà a esplorare un po' a sud. Dobbiamo distruggere tutta questa fazione qua e poi portarci quindi a stretto contatto con Liu Biao. Prima di questo però, come vi ho detto, fra qualche turno iniziamo a dichiarare guerra a lei, alla signoretta. Quindi, dunque, io attaccherei sia con due eserciti qua che con due eserciti qua, ovviamente. Quindi la mia tattica è questa qui. Prendiamo il nostro, cioè ragazzi, questa è una cioè non ne voglio nemmeno parlare da quanto è forte questo esercito qui. È troppo offensivo. Cioè non ha, questo esercito ha soltanto due truppe anticavalleria. Cioè fa paura, fa veramente paura questo esercito. Prossimo turno vediamo che farne, eh? Dunque, possiamo passare il turno, penso. Vediamo un po' se c'è qualcosa di strano qui. Sono un po' infelici, ma poco importa. Ai 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 ai. Liu Pingmin è triste. Prossimo turno, ovviamente, lo rendiamo felice. Per il resto sembra vada tutto bene. Ok, passiamo al turno, vediamo quel che succede in questo episodio straordinario. Perché adesso veramente dettiamo, mettiamo le basi, ragazzi. Intanto Yuan Shao scappa, ovviamente. Mettiamo le basi, ragazzi, per il fulcro, diciamo la centralina del nostro impero, che poi ci permetterà di allargarci più sotto. Allora, questo tizio qua vuole il patto di non aggressione, quindi se non sbaglio è lui. Negoziamo un attimo perché sostiene l'indipendenza della fazione, propone di dichiarare guerra al signore di questo vassallo. No, io sinceramente mi sta bene, ma anche no, perché sei molto più debole di noi, quindi rifiutiamo. Non ne vogliamo sapere niente. Allora,
Dunque, sembrerebbe andare tutto bene. Adesso in questo turno non possiamo ancora attaccare, penso, Zhang Zhang, perché se no, avendo appena distrutto il trattato, diventeremo sleali. Costringili a trasferire. Tanto soldi non sono un problema. Vi dicevo, diventerebbero sleali, quindi andiamo su diplomazia e vediamo tra quanti turni possiamo dichiarare guerra a Zhang Zhang. Offre tributo. Possiamo anche rendere nostro vassallo? Però vediamo un po'. Dichiara guerra. 4 turni. Ok, aspettiamo 4 turni, tanto dobbiamo crearci un altro esercito. Dunque, intanto lui è triste, quindi portiamolo subito a renderlo felice. E questo l'abbiamo sistemato. Poi, questo tizio, questo esercito straordinario, deve avere minimo un'altra persona che difenda un po'. Minimo. Minimo, eh. Vabbè. Teoricamente qui ci siamo. Adesso creiamo un altro esercito qua a Zhongshan. Quindi, scusate, crea esercito. Potremmo utilizzare Lui Damo, però Liu Shang sta svolgendo un incarico, però ha una buona scorta dietro di sé. Questo è un livello 5, interessante. Interessante. Ok, aspettiamo ancora un turno. Aspettiamo ancora un turno, intanto qua ci si posiziona ovviamente. Qua. Perché poi attaccheremo da questo lato qua. Mentre lei, ovviamente, la signora in giallo, ragazzi, va a scrivere la storia. Va a scrivere la storia e teoricamente al prossimo turno, non lo so, come dichiara guerra contro una fazione? Ovvio che dichiara guerra, eh. Come? Cosa? Diplomazia, Yuan Shaoqi. Scusa, che ho fatto? Cazzo, 9 turni, devo aspettare. Scherziamo. Io l'aspetto anche 9 turni, però. Vabbè. Ok, aspettiamo 9 turni. Intanto ci possiamo concentrare quindi su Zhenjiang. E a questo punto non formiamo neanche un altro esercito perché non avrebbe senso. Dunque, potremmo attaccare Tao Ying, volendo, se me lo permettete, eh. Me lo permettete, Tao Ying? No, non ha senso. Vediamo un po' se li possiamo renderlo vassallo. No, è già un nostro vassallo, che scusate. Quindi non ha senso. Ok, e dovremmo aspettare, scusate. Dobbiamo aspettare, aspettiamo, dai. Passiamo il turno. Allora possiamo anche concentrarci un attimo sul potenziamento delle città. E lo facciamo subito, eh. Ok. Allora, sta andando tutto bene, eh. Sta andando tutto bene. Conquistato Zhenjiang, a quel punto non è che ci rimanga tanto da fare qua a nord, perché le alleanze le abbiamo con chiunque. Teoricamente possiamo. Allora, Kong Rong vorrebbe lui. Prendilo tranquillamente. Tanto io ci faccio la zuppa con lui. Quindi, vogliamo una battaglia. Dobbiamo aspettare ancora 3 turni, mi sembra. Poi ci buttiamo qua contro Liu Biao. Scusate, ragazzi, la pronuncia per me è veramente un dramma. Allora, concentriamoci ancora sul potenziamento delle città. Intanto portiamo la nostra tizia qua. Perché la portiamo qua? Perché poi ovviamente attacchiamo da qui. Quindi attaccando da qui, lui teoricamente si mette qua. Perché poi attacca qua. Ok, qui siamo pronti. Qui è tutto danneggiato. Ripariamo, ripariamo. Ok, vai. Potenziamo al massimo ovviamente tutte le strutture prima di potenziare definitivamente
la struttura principale. Abbiamo degli entrati spaventosi. Allora, dunque, questo Anxin, che cazzo è? Anxin, chi è? Anxin, eccolo qui. Negozia. Ma io vorrei fare un'alleanza. Richiede di aderire all'alleanza militare? Non vuole Ma Shao? Tong Min, te vuoi? Io e te insieme contro tutto il mondo. Che dici? Diventa vassallo. No, diventa vassallo. Richiede di alleanza militare. No. E allora no, niente. Impero Han. Scusate, Liu Bei. Liu Bei è il nostro vassallo, ragazzi. Ma io chi si ricorda queste cose? Cioè, il nostro vassallo? Possiamo assimilare questo vassallo alla tua fazione rivendicando le sue risorse di storia e personaggio. Questo distruggerà la fazione. Mamma mia, ragazzi. Presto lo facciamo. Cioè, vi rendete conto cosa... Cioè, cosa possiamo fare? Prenderci tutto questo. Questo che è poi? Questo penso sia Dormino. Vabbè, insomma. Passiamo il turno. Ovviamente aumentiamo gli introiti, perché non abbiamo ancora soldi. Ho sete di soldi, ragazzi. Voglio soldi, soldi ovunque, soldi ovunque. Questo ci piace. 10% di introiti in più. Ok, Liu Bei non so cosa sta facendo, ma non ci interessa perché è un nostro vassallo. Ok, i vassalli penso si colorino in verde, non vorrei dire una cazzata, infatti il tuo vassallo. Allora, Dong Min. Scusa, Dong Min, no? Ma cioè, te vuoi offrirci? Va bene che vuoi il matrimonio, però non vuole nessuno dei due. Che devo far accettare? Mi spiace, non posso. Non possiamo. Allora, teoricamente dovrebbero mancare due turni al possibile attacco contro appunto Zhenjiang. Mamma mia, abbiamo delle entrate veramente paurose, ragazzi. Cioè, mi faccio schifo da solo quanti soldi, ragazzi, stiamo prendendo. Incarichi, ok, Lidamo è tornato, quindi chiaramente più 50 la produzione di cibo. Abbiamo una quantità di cibo veramente che farebbe invidiare chiunque. E noi va bene così, che ci invidino. Che ci invidino. E qui abbiamo un potenziamento Yudu. Ottimo, Yudu. Ottimo, ottimo, ottimo. La Yudu, se non sbaglio, è un generale, appunto. È un generale, quindi sblocco, incarico, leva, non ci interessa. Insomma, però lo potenziamo in questo momento. Allora, abbiamo 1400. Che ci facciamo con questo 1400? Una bella pippa ci facciamo. Spie. Allora, siamo dentro la fazione di Yuanshao. La nostra spia è riuscita ad entrarci dentro. Dunque, ora io non ho mai usato le spie, quindi non ne ho la minima idea. Rivolgiti ai commercianti. Intralcia gli sforzi commerciali della fazione, diminuendo così il loro potere commerciale. Sparge voce. Buono questo. Screita personaggio. Screita fazione. Prova con un contento spargendo voci deplorevoli sulla fazione. Insegue una carica. Fare questo. La tua spia invia alcuni agenti per rinforzare la loro posizione con nuovi contatti e risorse, ma le loro attività vengono notate dall'autorità locale. Le loro domande sono sempre indiscrete e quindi con una quantità considerevole solo le autorità per assicurarsi si deve poter operare lontano da occhi curiosi. Nulla. O impiega. Impieghiamo. Perfetto. Aspettate un attimo però, perché ho visto che possiamo farlo alla fine, eh?
Io direi di più che screditare la fazione, sì, interferenze che fa, il mischio tra affari di spionaggio e la fazione, così da contestare su tentativi di controspionaggio, tutto me... Non ci interessa. Rivolgiti? No? Questo, rafforza commercio, ci piace. Confermiamo. Sfrutta la tua influenza e ingaggia il mercante, sì. Impiega. Ok. Furto non lo possiamo ancora fare, vabbè, poi vedremo che fare. Allora, teoricamente non siamo ancora in grado di attaccare sto benedetto Zhengzhang. Poco male. Passiamo il turno. Queste terre da me sconosciute, sappiatelo. Io non ho idea di cosa ci sia qui sotto, eh. Sicuramente adesso, quando possiamo attaccare finalmente Yuan Shao, scendiamo a sud, eh. Allora, Yuan Shu sostiene l'unificazione del trono imperiale da parte della fazione di Yuan Shu. Ma scusa, te cosa ti fumi, sinceramente? Cioè, cosa ti fumi, Yuan Shu? Dov'è Yuan Shu? Ma te no, ma cosa c'hai in testa? Ma che pensi? Cioè, per favore, dai. Per favore, ti rendi veramente ridicolo, dai. Ai, ti rendi veramente ridicolo. Ragazzi, voglio fare una bella battaglia, su. Allora, vediamo un po' quanto manca di cara guerra a quel brodo di Zhenjiang. Vabbè, ragazzi, gli introiti sono sempre più grandi. Stiamo creando qualcosa più grande di noi, ragazzi, veramente, eh. Stiamo creando qualcosa di troppo troppo grande rispetto alla nostra portata. Qui abbiamo 17, ragazzi, sta andando tutto a gonfie vele. Vediamo un po' se possiamo dichiarare guerra a lei. Zhenjiang. Negozia, guerra. Proclama dichiarazione, perfetto, lo possiamo fare. Cioè anche prima lo potevamo fare, però non aveva senso. Allora, Yuan Shao. Vediamo un po' se possiamo dichiarare guerra. Vediamo un po'. Proclama dichiarazione. No, bisogna ancora aspettare 6 turni. Li aspettiamo senza problemi. Allora, li aspettiamo senza problemi. E però, qui che succede? Lei è triste, quindi va. La resa felice aumentandogli il grado. Gao Ding è triste, quindi bisogna renderlo felice aumentando il grado, oppure gli diamo un bel niente. Ecco, il prossimo turno lo miglioreremo sicuramente. Proprio esercito, morale al comando. Te sei un... no, non sei un... perfetto. Lo buttiamo qua. Vediamo un po'. Ora faccio subito, eh. Attacco, volevo vedere se c'era qualcuno che non faceva niente. No, fanno tutti qualcosa. Ok, pronti ad attaccare con l'esercito, ragazzi, che abbiamo appena creato. Cioè, questo esercito veramente ho paura a usarlo perché l'ho blasonato tanto. Speriamo non faccia schifo. Perché se fa schifo, ragazzi, è la fine. Allora, sicuramente attacco. Sicuramente attacco, oppure faccio aspettare, non lo so. Aspettiamo un turno. E con lei, ovviamente, andiamo a attaccare qua. Mettiamoci un attimo qui. Ok, te chi sei? Kong Rong. Oh, subito, eh. Vai subito, subito. Se no ci rubano anche questa città. Non vogliamo, ovviamente. Allora, la vittoria è di misura. Non abbiamo una... Non abbiamo un ariete? Scusate, non abbiamo il... Dai, avete capito? Non l'abbiamo. Il lanciapalle, non ce l'abbiamo. L'abbiamo solo con questo esercito qui. Quindi dobbiamo rimediare assolutamente, eh. Assolutamente qua va rimediato. Allora, io direi qua che possiamo anche non attaccare. Alla fine aspettiamo un turno solo, aspettiamo un turno solo, scusatemi, perché Liu Bei. Allora, Liu Bei vi ricordo che è nostro vassallo, eh. Ci offre la guerra, cioè vuole ci offre aiuto contro il Zhenjiang. Scusate, non ho capito.
Cioè, te mi vorresti dare aiuto a me per distruggere il Zhenjiang, che è praticamente distrutto. Ma se vuoi sì, ma cioè, a me non mi cambia niente. Non mi cambia veramente niente, eh. Se vuoi. Ma mi dispiace, poi dopo. No, no. Ti chiamerò quando c'è bisogno di chiamarti. Non occorre fare queste cazzate qui adesso, sinceramente. Allora, teoricamente se io non posso attaccare Yuan Shao non può attaccare me. Ok. Avviamo la battaglia e proviamo finalmente, ragazzi, questo esercito. Sono curiosissimo di provare insieme a voi questo esercito perché, ragazzi, l'abbiamo veramente. Cioè, io penso un esercito così non l'avevo neanche nella campagna precedente. Poi è proprio figo lui, cioè guardate che bel costume che gli hanno fatto, è proprio bello, proprio bello. E il problema, ecco, l'unico problema di questo esercito è che un esercito veramente, ma veramente offensivo e soffre la cavalleria in una maniera devastante, cioè. Se noi riusciamo ad annientare la cavalleria nemica, a quel punto, cioè, io penso non ci sia esercito che ci possa che possa rimanere in piedi. Penso che sia così, eh. Il problema è che con la mi sono al telefono, vabbè, ora non posso rispondere. Con la cavalleria è un po' un problema, perché vi ho detto, non abbiamo unità difensiva, non abbiamo unità con la lancia, forse due. Ne ho messe due giusto per dire mettiamoci. Però non lo so, Beppe. Non lo so, Beppe. Non lo so, Beppe. Ora beh, questa battaglia chiaramente non è banale, però non è neanche impossibile. Quindi la facciamo. Proviamo. Voglio provare appunto le arcieri. Ecco, il mio scopo è provare tutte le unità di arcieri perché sono nuove. E tra l'altro, non so se ve l'avevo già detto, penso di sì. Due unità di lui, di questo nuovo Yudu, scusatemi, sto tizio qua, Sima Yi, sono due unità, ok? A cavallo, cioè sono è una cavalleria con arco. Cioè, io penso che un'unità così forte non esista in tutto il gioco. Cioè una cavalleria con l'arco. Cioè, ma vi rendete conto della potenza di questo esercito? Allora, l'esercito nemico viene da lì, quindi io vorrei contattarlo proprio qua. Dunque, oppure sì, io contatterei da lì, dai. Allora, prendiamo tutte le unità, ovviamente, degli arcieri, F5. Ta. Li mettiamo qui. Bello questo raggio qui lontanissimo, ci piace. Questi che raggi hanno? Hanno un bel raggio. Allora, praticamente questi, il loro ruolo è, sono schermagliatori. E fanno male. Fanno male male, ve l'assicuro che fanno male questi qua, eh. Allora, ok, questa è l'unità, ovviamente l'unità CTR1. La blocchiamo, ci mettiamo anche lui accanto. Mettiamoci, dai. Poi dobbiamo mettere tutta la nostra fanteria. Ovviamente la buttiamo davanti con l'unica accortezza che questi tre che sono appunto contro, cioè l'unico loro ruolo è quello di non far arrivare la cavalleria nemica contro i nostri arcerozzi, e quindi è quello che speriamo che facciano. Piazziamo questi qua. Aspettate, ora appena riesco si fa tutto. Si fa tutto. Ok, dai, ci può stare. Un po' storta perché ci sono gli alberi del cazzo. Vabbè, mettiamo così, dai, vabbè. Poi, di conseguenza, mettiamo sulle parti 1, 2 e poi un altro qua.
mettiamo dalle parti le milizie contro la cavalleria e facciamo CT2. CT2 e lo blocchiamo. Poi tutte le unità di cavalleria, ovviamente, visto che abbiamo una buona cavalleria, qui ragazzi abbiamo anche una grandissima cavalleria. Lo schiocchiamo qua, un'altra unità di cavalleria, abbiamo 4 unità di cavalleria, ragazzi. Mamma mia, paurosissimi siamo veramente paurosissimi. CT3, ok, e via. Abbiamo la battaglia. Ovviamente portiamo tutti qua, quindi il CT2 lo piazziamo qui, vediamo un po' se ci riusciamo. Ok. Lì così. E quindi dietro il 2 ci mettiamo ovviamente l'1. Messo meglio magari. Ok, non so se è messo bene perché non vedo. Vedo com'è messo, ecco, sicuramente non è messo bene. Teoricamente così dovrebbe essere messo bene. Ci portiamo anche lui e la cavalleria la imboschiamo qua dentro. La imboschiamo qua. Ok, possiamo andare anche veloci. Ma io non vedo proprio il nemico proprio, cioè. A parte c'è la nebbia, non capisco niente. A parte quello. Però. Non vedono anche i nemici. Teoricamente dovrebbero uscire da qua. Teoricamente, eh. Ora vediamo. Facciamo posizionare il nostro esercito. Ok, sono arrivati. Aspettiamoli. Voi imboscatevi lì. Ok, stanno arrivando. Stanno arrivando. Attenzione alla cavalleria, ovviamente. È l'unico riguardo. Riposizioniamola meglio. Lì. Gli arcieri. Quanto ne manca? Dai ragazzi, un pochino più di vigore, un po' più di vigore, un po' più di vigore. Rintaniamoci un attimo qua dentro, scusate però, non possiamo ancora attaccare. Ok, abbiamo. Attenzione alla cavalleria qua, eh. Abbiamo 3 unità di cavalleria. Qua, 4, 5. Quante cavallerie c'hanno? Porca spaletta schifosa. Hanno un bel po' di unità di cavalleria, eh. Quindi dobbiamo cercare di neutralizzare in qualsiasi modo. Abbiamo bisogno assolutamente. Dove cavolo sono, ragazzi? Dove cavolo siete? Forza. Mamma mia, ragazzi, che vergogna. Siamo tutti nascosti, in questo momento. Ci hanno ancora visti, eh. Dai, dai che arriva. Dai che arrivano. Ok, ci hanno visti. Ci hanno visti. Mandiamo un aiuto alla cavalleria. Contro la cavalleria. E questa unità la buttiamo giù in un secondo, eh. Il problema è qui. Il problema è questa cavalleria, che è veramente tanta. Ok, diamo una mano. Oh, finalmente è arrivata la nostra unità potente, diciamo, la vera nostra unità degli arcieri. Qui la cavalleria deve andare giù, ragazzi. Andiamo, andiamo, buttate giù tutto. Vai, vai. Mamma mia, ragazzi, che esercito. Che esercito, ragazzi. Che esercito. Abbiamo degli arcieri che veramente fanno paura. Cioè, la forza di questo esercito sono gli arcieri. Sono gli arcieri. Ai ai ai. Sono gli arcieri. Ok.
sono troppo forti queste arcieri, queste. Ecco la carica della cavalleria. Ai ai ai. Ok, perfetto, l'abbiamo fermata. Una sega l'abbiamo fermata. Allora, non capisco chi manca all'appello. Allora scusa se non parlo molto ragazzi, ma voglio cercare di, ecco l'unico problema se vogliamo della cavalleria, della nostra unità, di arcieri, che è lenta in velocità, proprio lentissima, quindi forse l'unico problema è questo, se vogliamo, eh. Ragazzi, abbiamo devastato unità su unità, non abbiamo perso praticamente nessuno. Cavalleria non l'abbiamo persa. Possiamo dichiarare vittoria. Riuscissimo a conquistare qualcosa, tipo questi cavalletti qua. Non ce la fanno. Ok, uno sì, dai. Va bene, dichiariamo vittoria. Vittoria ovviamente decisiva. Perché abbiamo fatto, non è sta, ecco, secondo me questo esercito, il meglio, la situazione migliore è in un campo completamente spoglio, aperto, magari una colonna dritta aperta, formazione in prima linea di quelli con lo scudo, arcieri dietro che vanno a colmare. E poi dopo ovviamente mettono la cavalleria, la facciamo andare dietro nelle retrovie. E sì, me l'aspettavo un pochino più equilibrato, ecco. E il problema è questa velocità delle truppe arcieri, che negli spostamenti lontani, come avete visto, fa un po' fatica, ci mette tanto, perché lì avete visto che abbiamo dovuto andare avanti un pochettino con le truppe, perché pensavo che arrivassero tutte allo stesso tempo, in realtà no, quindi ci siamo dovuti rindereggiare un attimino per tornare nel bosco, nasconderci, e poi quando è arrivata sono arrivati, per fortuna ce l'abbiamo fatta. Ecco, però come unità in sé per sé io penso di averne perse, ma veramente poche, eh. Ora vediamo. Appunto, ne abbiamo perse veramente, veramente poche. Un quinto. Ok. Giustiziamo e reclutiamo le truppe perse. Qui ovviamente permettetemi di delegarla. Kong Rong non capisco cosa sta facendo, non ne ho la minima idea, si muove attraverso le nostre, vabbè, non è un problema mio, non è un problema mio, basta che non siano nemici, non sono nemici, infatti, va bene. Allora, dunque, qui io penso che vittoria di misura, ok, aspettiamo ancora un turno. Poi dopo attacchiamo. Qui concedetemi per favore di delegarla. 147 contro 1355. Ok, l'unica cosa di questo esercito, se vogliamo, soldi non ci servono, occupiamo il basso, è che non abbiamo la catapulta. L'unica proprio cosa. Io direi, se me lo concedete, certo che me lo concedete, spero, di togliere questo,
ovviamente la posso mettere solo qui la catapulta, quindi io metterei, leverei quasi un arciere a cavallo, no, perché è forte. O tolgo la balestra e metto la, faccio il cambio balestra per questa. Secondo me merita un casino, quindi facciamo questa cosa, perché poi negli assedi è molto più importante lei che quest'altro. E addirittura ne metterei due, togliendo un altro cavallo, perché come cavalleria ce ne abbiamo abbastanza. Il problema è che non posso poi dovrei levare per forza uno di questi tre, quindi no, vai, ne maniamo con uno, uno basta. Dunque, qui ci siamo. Qui che succede? Tutto a posto, mi sembra, no? Sì. Non possiamo ancora attaccare, ovviamente. Se volete, ci mettiamo in posizione per attaccare poi successivamente. Modalità imboscata, accampamento, poi nel prossimo turno. E poi attacchiamo. Qui possiamo anche passare. Qui per arrivare qua c'è per forza fare quella cosa lì, eh. Sì. Va bene, potenziamo ovviamente come da programma e poi ci salutiamo, eh? Ci salutiamo perché dovrebbe essere anche l'ora di salutarci, ragazzi, eh? Abbiamo fatto un bel una bella campagna. Qui il nostro Cauding è triste e rimane triste però, per un pochettino. Ok, ragazzi, da Marco Sampa è tutto, ci vediamo nella prossima puntata, dove ovviamente conquisteremo Shamdang.